Oggi vi faccio vedere un po' la nostra palestrina. Per far sì di riuscire proprio a sviluppare quel senso d'equilibrio, quella capacità di sentire il nostro corpo, di essere capaci di comunicare nel miglior modo possibile col cavallo, sia da terra che da sella. Naturalmente l'aspetto di equilibrio, di sviluppo dell'equilibrio è la parte più importante, e per quello abbiamo studiato proprio diverse tipologie di attrezzi e di esercizi per cercare proprio di portare al massimo queste nostre capacità. Cose fondamentali nel lavoro da sella è sempre salvaguardare la bocca del cavallo, che abbia l'imboccatura o no, comunque in qualsiasi modo bisogna riuscire a essere delicati con la nostra mano. Questo vuol dire riuscire a staccare le nostre braccia dal nostro senso d'equilibrio, vuol dire che bisogna essere capaci di rimanere in equilibrio senza l'utilizzo delle braccia. Con le braccia, con le mani, noi comunichiamo e con il resto del corpo stiamo in equilibrio. Per quello abbiamo studiato diversi esercizi dove sono presenti delle redini elastiche che dall'aiutante viene fatto in qualche modo come viene simulato il movimento del collo, insomma il movimento delle redini, per abituare la persona ad avere un equilibrio indipendente dall'uso delle braccia. Naturalmente per le persone che vengono qua, che partecipano all'Horse Experience e a varie attività qua nel nostro centro, questa è tappa fissa, anche perché a fine giornata rinfrescare un po' il nostro corpo facendo certi esercizi e poi andando naturalmente anche a fare tutto un lavoro di stretching per riassettare tutto il nostro apparato muscolare è di fondamentale importanza per una preparazione fisica al top.